Il sogno di Vespasiano, quello di costruire una città perfetta, non era un'assoluta novità nell'Italia rinascimentale. Anzi, si trattava di un'ambizione molto in voga tra i principi del tempo. Ma prima che pietre e mattoni iniziassero a dar vita ad un progetto, il pennello e la penna avevano già dato forma ad un'idea sempre più diffusa. A metà del 400, Leon Battista Alberti, con il suo trattato di architettura De Re Edificatoria, e il pittore architetto Luciano Laurana con il celebre dipinto La città ideale, avevano dato spessore teorico ad una suggestione che arrivava direttamente dall'antichità. L'idea di città ideale nasce e prende piede con le grandi scoperte archeologiche che avvengono a Roma già ai primi del 400 e che vedono moltissimi artisti e letterati andare a Roma e molti artisti, come ad esempio Brunelleschi e Donatello, che si mettono a misurare gli edifici che mano a mano escono dalla terra e si rendono conto che questi edifici sono costruiti con determinati criteri numerici che fino ad allora loro non conoscevano e che non erano mai praticamente usati nell'architettura medievale. La costruzione della città ideale da parte del Rinascimento italiano si spiega con la fine dell'Impero Romano d'Oriente conquistato dall'Islam con Maometto II. Da quel momento l'Occidente europeo torna a essere il continuatore della Gerusalemme celeste e di tutto il mondo antico. L'Italia eredita la cultura greca, ha la cultura latina, deve innovare. E che cosa meglio se non proporre nuovi spazi, proporre il mito della Roma classica, ritornare al grande architetto Vitruvio, dimostrare la attualità della tradizione imperiale romana, affermare che tutto ciò che nascerà in futuro in Europa è la continuazione dell'idea di Augusto di una pace universale. Questa è la missione che si danno i principi nel 400-500, in particolare in Italia. Primo esempio di città ideale è Pienza, sorta a metà del 400 nei pressi di Siena, in Toscana. Poco dopo, ad Urbino, un altro splendido principe del Rinascimento, Federico da Montefeltro, ricrea l'armonia della città ideale nel suo palazzo ducale, non a caso definito da Baldassare Castiglione un palazzo in forma di città. Poi, nel secolo successivo, il primo granduca di Toscana, Cosimo I de' Medici, negli stessi anni in cui Sabbioneta prende forma, fonda, ispirandosi ai criteri dell'armonia matematica, le città di Cosmopoli, più nota come Portoferraio all'isola d'Elba, e di Eliopoli, l'odierna Terra del Sole in Romagna. Più tardi, verso la fine del secolo, presso Udine, i veneziani daranno vita ad un altro capolavoro, Palma Nova, la città stellata. Ma per quanto belle e armoniche, le città ideali concepite nel Cinquecento non rispecchiavano fedelmente le idee di Leon Battista Alberti. Quei concetti hanno trovato una pratica realizzazione solo in un caso, quello di Pienza. Il nome di Pienza deriva dal nome del chi l'ha voluta, e cioè del Papa Pio II Piccolomini, Enea Silvio Piccolomini, che attraverso l'utilizzo di intellettuali che facevano parte della sua corte riesce a concretizzare quello che era stato il sogno per molti decenni da parte di tutti i signori illuminati e da parte di tutti gli architetti. La città ideale quindi è una città che non serve a vivere la vita quotidiana, è una città indifendibile normalmente, nonostante i tempi, è una città in cui le persone riescono a sviluppare il proprio intelletto, la propria capacità di meditazione. E quindi, in parole diciamo semplici, è una città dell'inutile, non serve alla vita concreta di tutti i giorni. La differenza tra Pienza e tutte le altre città di fondazione sorte come Sabbioneta nel Cinquecento è quindi sostanziale. Per una, l'armonia è al servizio della contemplazione. Per tutte le altre serve a razionalizzare spazi e vita quotidiana.
Una città come Sabbioneta invece non è una città ideale, anche se chi l'ha fatta intriso, Vespasiano com'era di cultura classica, pensava di poter realizzare, è in realtà una città di 100 anni dopo, costruita, voluta da un personaggio che era tutto meno che teorico. Quindi Sabbioneta non è una città ideale, ma è una città di fondazione, è una città in cui ogni edificio, ogni ambiente, ogni piazza, ogni via deve rappresentare la volontà del principe. Quella che Vespasiano inizia a progettare con sua moglie Diana non è quindi una città ideale in senso classico. E non è l'unica cosa che in quegli anni non va per il verso giusto. Infatti la lontananza non fa mai bene ai matrimoni. Diana.